Conferenza post partita, Carpenedolo Castellana 0-1. Lascio subito la parola alle domande ai giornalisti Marco Menoni, Brescia Oggi. Buonasera mister, 20 minuti di sofferenza all'inizio, poi la gara è stata equilibrata. Il problema è che loro hanno fatto il gol in quei 20 minuti lì. Sì, diciamo che il riassunto è giusto, credo che il primo quarto d'ora, sì, forse 20 minuti, insomma quei minuti lì. Abbiamo sofferto tanto la loro fisicità, avevamo capito che avevano cambiato qualcosa rispetto alle volte passate e infatti diciamo che in costruzione soprattutto abbiamo fatto bene, purtroppo però la fisicità è stata tanta e avevamo un grande ritmo, abbiamo faticato veramente nella zona centrale su queste palle buttate là, ma sembravano buttate ma erano diciamo calcolate, improvvisate, sempre nelle zone dove potevano recuperare le seconde palle e i primi 15 minuti abbiamo sofferto, poi dopo sono stati bravi, credo che siano stati in partita, abbiamo col gioco, con la nostra voglia, abbiamo messo sotto loro e in alcune occasioni potevamo far male, potevamo fare meglio e poi dopo l'espulsione ci ha un po' ammazzato credo, però insomma sotto certi punti di vista devo dire che la squadra comunque si è vista anche oggi. Volevo chiedere, il fatto di schierare le quote in attacco non vi penalizza un po'? No, ma io credo che comunque a prescindere da questo è una squadra giovane in generale, quindi un anno o due magari non è che cambi molto, perché comunque avevamo tanti 2002 oggi e non è che cambi molto, la squadra è questa e penso che abbiano fatto anche bene, stanno maturando, le volte scorse non si è vista questa differenza, magari oggi tu mi dici così, può essere che magari con una punta esperta puoi vedere un'altra partita, ma credo che abbiano fatto bene e le quote che abbiamo sono in questi ruoli comunque, quindi non è che... Alberto Rossini, giornale di Brescia. Buonasera mister, avete fatto due gol in quattro partite, c'è un po' di difficoltà davanti, manca qualcosa davanti, state recuperando anche un po' di ragazzi in panchina, oggi in Verardi aveva 10 minuti soltanto nelle gambe, o secondo te magari poteva entrare prima che con la sua velocità? Ah sì, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, insomma quelli erano quelli che pensavamo di metterlo in campo, poi la partita si è messa anche male, quindi anche mettere un giocatore era difficile sinceramente alla fine, perché volevi mettere in campo i più bravi e cercare di offensivo, però eravamo in 10. Però sì, davanti abbiamo creato molto in queste partite, quindi io valuto in generale, credo che dobbiamo fare meglio, però le occasioni le abbiamo avute, quindi insomma vediamo, non so se è un momento, bisogna fare meglio, però ma si può migliorare sicuramente. Mister, l'assetto tattico, il 4-1-4-1, vi si addice a meraviglia le vostre caratteristiche tecniche? Sì, credo di sì, credo che variamo molto sia nella costruzione che nella fase di non possesso, però credo che questo modulo per le partite, come abbiamo fatto queste partite, credo che sia il modulo migliore in questo momento, però nulla ci toglie che si può cambiare qualcosa, ecco, quello sicuramente. Luca Bettini. Gianni Wick. In vista dell'infrasettimanale cambierai qualcosa a livello di tatticamente o di interpreti? No, sicuramente qualche interprete lo cambierò, anche perché è una squadra forte, una squadra che si allena sempre bene, molto disponibile, e credo quindi che cambierò sicuramente qualcosa. L'aspetto tattico vediamo, adesso inizierò a pensarci e vediamo insomma. Secondo te la Castellana è l'avversario più forte che hai incontrato finora? Sicuramente la più quadrata, la più forte fisicamente, la più esperta, adesso non voglio sminuire, ma quel poco che fa lo fa veramente bene e nel calcio già fare qualcosa di bene è veramente complicato, quindi sì, per ora credo che sia stata la squadra che mi ha fatto più impressione. Posto, ringraziamo mister Ferrari e in bocca al lupo per le prossime. Happy, grazie. Abbiamo con noi Marco Ruffini, capitano della Castellana, in quanto anche ex giocatore del Carpenedolo e carpenedolese, quindi lo accogliamo qui volentieri con noi. Innanzitutto complimenti per questo vostro grande inizio di stagione. Prima di lasciare le domande ai giornalisti, ti chiedo che effetto ti ha fatto tornare a giocare insomma al Mundial da avversario. È sempre bello tornare qua, è un campo che mi dà tanti ricordi, tante partite quando ero giovane, e sono sempre belle emozioni tornare da Carpenedolese a giocare qua a Carpenedolo.
Avete costruito il successo i primi 20 minuti trovando la via della rete, poi avete controllato nel secondo tempo. Tra l'altro il Carpenedo giocando in 10 non ha, sì, ha fatto un po' di possesso, però di grandi parate Lancini non ne ha fatte. Esatto, sì, fortunatamente in queste prime 4 partite sta andando sempre così, nel senso siamo molto quadrati come squadra e quando andiamo in vantaggio siamo sempre belli ordinati e cerchiamo sempre di difenderci tutti insieme, tutti e 11, e cercare di provare a chiudere la partita. Stasera non ci siamo riusciti, anche se eravamo uno in più, abbiamo avuto una o due occasioni che siamo stati che abbiamo sbagliato sull'ultimo passaggio. Peccato, perché era meglio chiuderla prima, perché non si sa mai, anche in 10 può succedere di tutto gli ultimi minuti. Ecco, forse nella ripresa, specialmente negli ultimi 20 minuti, vi siete un po' forse troppo arretrati indietro? Sì, ma sì, ci siamo arretrati indietro, però penso che non abbiamo mai subito delle occasioni da gol, o comunque penso che non abbiano mai tirato in porta, se non una punizione, quella di finale di non mi ricordo, Inverardi, ecco, sì. E quindi siamo una squadra quadrata, ci facciamo sempre il mazzo l'uno per l'altro e al momento ci sta ripagando. 4 partite, 10 punti, ti aspettavi un inizio così? Voi siete neopromossi, tra l'altro neanche ha vinto il campionato tramite i playoff. Sì, siamo neopromossi, però la società ha lavorato bene, ha comprato giocatori che magari hanno fatto poca eccellenza, ma magari qualcuno ha fatto la D come me, o come Menolli, come Ibra. Tutta gente di esperienza, anche lo stesso Crema. Comunque strutturalmente siamo una buona squadra e penso che un campionato come l'Eccellenza, che io l'ho fatto l'anno scorso sul Piemontese, l'organizzazione e la fisicità fa molto la differenza. Ecco, parlare appunto di a livello fisico, penso che poche squadre possono vantare i vostri centimetri, i vostri chili, sì, nel sì, nostro sì. Girone. No, vero, sicuramente il mister ha voluto una squadra di questo tipo e al momento ha tutte le ragioni. Prossimo turno, vedo che giocate mercoledì in casa contro un Darfo Boario, anche qua uno scontro diretto. Ti faccio ancora una domanda: i vostri obiettivi parlano di playoff o solo salvarsi? No, noi siamo partiti per salvarci. Una volta che arriveremo alla porta stretta, guarderemo in avanti, però al momento la nostra idea è salvarci il prima possibile. Penso che ci sta venendo bene e quindi speriamo di andare avanti così. Il Darfo sarà un'altra partita tosta, perché anche oggi comunque gli avversari è una buonissima squadra con delle buone idee, non in difficoltà sui tiri, no, però comunque sul gioco ogni tanto ci hanno messo in difficoltà, però abbiamo retto, abbiamo fatto il gol e peccato non averla chiusa prima e cerchiamo di andare avanti così. Bene, grazie Marco Ruffini e complimenti ancora. Grazie, ciao.